Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, io ho accompagnato Pia a prendere il pulmino. Pia, hai freddo? Tantissimo? Ha tantissimo freddo, Pia. Ti scappa la pipì? Devi tenerla fino all'asilo, ce la fai? Allora, sono rientrata in casa dopo accompagnato Pia e stamattina io non sono da sola perché c'è Sabrina, perché da ieri sera ha la febbre. Già ieri pomeriggio si lamentava perché lunedì ha fatto ginnastica e quindi aveva male alle gambe, e ci sta perché comunque non essendo abituata a fare tanto movimento, perché comunque la ginnastica li fanno correre, ci sa che ti viene a male alle gambe. Però ieri poi iniziate a lamentarsi anche di aver mal di schiena. E poi ieri sera, quando siamo tornati a casa da aver fatto le commissioni, già mentre facevamo le commissioni non è che era la solita Sabrina, ma mentre facevamo quando siamo tornati dalle commissioni ha iniziato a lamentarsi, a dire che già ieri a pranzo dicevi che avevi freddo. Però ha iniziato a dire che aveva freddo, si è coperta, si è messa il giubbotto, quindi le ho misurato la febbre, era bollente. Io non so se i nostri termometri non funzionano, no, comunque. E alla fine poi, cioè era calda ma non bollente. Poi quando abbiamo cenato, lei ha mangiato la mozzarella perché le abbiamo detto noi di mangiare, anche se lei in realtà non aveva assolutamente voglia. Poi siamo venuti su, lei ha preso la tachipirina e è andata a dormire. Poi siamo venuti su anche noi, stanotte si è svegliata per venire in bagno, era bollente, le ho fatto prendere un'altra tachipirina, l'ho fatta stare qua con me Maurizio. E poi stamattina era ancora calda, però non poteva prendere di nuovo la tachipirina, aveva la febbre alta, quindi le ho dato il Nurofen. E adesso le si è abbassata la febbre. E Maurizio ha preso un tampone e appena riesce passa e ce lo porta, così almeno facciamo il tampone per sicurezza, perché non si sa mai. E niente, io adesso, visto che Pia è andata tranquilla, inizio a fare un po' di pulizie. E poi ci aggiorniamo dopo. Allora, adesso sto andando a prendere Giadina al pulmino e poi ho messo già sull'acqua per la pasta. Vediamo se come mangiamo la pasta oggi. Allora, sto rifacendo il letto di Gabriele e volevo farvi vedere il coprimaterasso, che è perfettissimo per questo materasso, veramente ottimo, di spugna. Mi piace veramente molto molto bello. L'ho preso da Epicasa e vi faccio vedere che ho ancora la confezione. È questo qui, copri materasso singolo in spugna elastica, 50% cotone, 50% poliestere. Io l'ho preso in offerta adesso e mi sembra che va fino al 20, comunque anche non in offerta a un prezzo accessibile, nel senso che se non erro è a 8,99 euro, quindi un prezzo che ci può stare, nel senso, quindi sono veramente contenta e poi lo andrò a mettere anche al letto di Max. E poi volevo farvi vedere che gli ho messo anche le lenzuola, quelle nuove. Gli ho dato una sciacquata veloce, le ho buttate in asciugatrice per cercare appunto di non mettergliele dal pacchetto, ma devo dire che sono perfette, perfettissime. E il lenzuolo sotto perfetto per questo materasso che è 90x200, il tessuto è veramente buono, che adesso ho potuto toccarlo proprio bene. Perfette anche per l'estate, oltre al disegno, ma proprio anche il tessuto, quindi assolutamente contentissima di questo acquisto. E con il malanno di Sabrina il tavolino l'abbiamo usato subito e praticamente ha detto: meno male che mi avete preso perché vi sarei servito.
Niente, oggi praticamente abbiamo mangiato tutte quante su per non lasciare Sabrina da sola. Però, cioè, Sabrina in pratica non ha mangiato perché le fa male la gola e stasera le faremo il tampone. Ti fa male la gola? E, cioè, lei farà il tampone, poi vi farò sapere. Adesso vado giù, così faccio una lavastoviglie, metto un po' in ordine e inizio a preparare la cena. Anche stasera sono nel letto, sempre con i capelli sfatti. Siamo già appunto a dormire. Maurizio ha fatto il tampone a Sabrina e per fortuna è negativa, però ha ancora febbre. E non ce l'ha neanche altissima, 37,5, 38, quindi neanche alta. Lamenta, vabbè, sensille gonfie, mal di gola, dolore alla schiena. Male alle gambe e poi stanchezza. Oggi ho dormito praticamente tutto il giorno e quindi niente, l'abbiamo tenuta anche stasera a dormire qui. Infatti si è fissata con questo cuscino e non vuole che le metta la federa. Adesso poi domani quando non c'è gliela metto perché non può stare senza pelle. E la giornata per fortuna è finita. Adesso io mi rilasso ancora 10 minuti e poi mi metto a dormire. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlogger. Allora, stamattina di corsa perché non è suonata la sveglia. Ho accompagnato Giada e Pia a scuola. Sabrina ha avuto ancora la febbre, sempre non altissima, 37,5, 38, ma comunque ha la febbre. Quindi è ancora a casa e stamattina c'è anche Gabriele perché praticamente non respira bene, ha la tosse, quindi oggi si imbottisce di aerosol e se non gli viene la febbre domani va a scuola. E niente, io adesso devo cominciare le pulizie, quindi è stato un po' un tour de force. Mangeranno a scuola perché per fortuna era tardi, ma non troppo, quindi quelli della mensa hanno accettato lo stesso. E quindi adesso ho fatto spegnere la stufa e adesso comincio con le pulizie qui in camera delle bambine. Così almeno poi anche qua facciamo partire il piccolo iedino. E niente, quindi boh, io comincio e ovviamente questa parte la vedrete poi nel video delle pulizie. Allora, eccomi in macchina perché sto andando a prendere Max. Anzi, veramente sono anche già in ritardo. E ho fatto stamattina, ho principalmente pulito la camera delle bambine di Giada e Pia perché di sopra appunto c'era Gabriele e quindi ho lasciato stare di sopra, tanto appunto sono andata a dare un'occhiata e in ordine, a parte i letti se li tireranno su da soli e quindi va bene, per oggi va bene. Manuel, ho visto che dove sto andando? Sono 2 mattine che praticamente si alza e tira su le coperte da solo, senza avergli detto niente, quindi era quello che vi dicevo. Poi è arrivata praticamente dall'asilo, ci mandano il foglio con scritto il menù e quello che hanno mangiato i bambini e Pia ha mangiato la pizza, io devo andare adesso. Ha mangiato la pizza, ha mangiato il prosciutto cotto, non ha mangiato la verdura, le erbette e poi ha mangiato la frutta. Allora, fatto era Manuel. Dunque, per pranzo vorrei fare veramente erano le tagliatelle al mascarpone, la ricetta che ho trovato io su uno dei libri che vi ho fatto vedere, ma io farò gli spaghetti.
per me, così almeno sta nel pentolino, faccio la pasta normale, piccola. E niente, è pure facile da fare, veloce, non è che serve tanto lavoro dietro. Quindi, visto che c'è poco tempo, prepariamo quella. E boh, basta. Stamattina vi dico, sono soddisfatta delle pulizie che ho fatto e sono molto contenta perché sono riuscita a sistemare veramente bene, tanto che ho potuto far passare ieri, quindi era tutto ordinato. Quindi sono proprio contenta. Adesso ovviamente non ho ancora finito perché la stanza c'è ancora da sistemare, da questa parte di qua sopra le cassettiere, bisogna stirare, bisogna fare una cernita dei giochi perché veramente ce ne sono tantissimi, sono dentro quelle scatole, non li guardano neanche, quindi vorrei dividerli, quindi mettere magari i cubetti in una scatola e poi i pentolini, il cibo da portare di sotto perché visto che c'è la cucina almeno gioca con il cibo di sotto perché si diverte. Ieri quando finiamo di mangiare in genere lei poi si alza perché comunque lei mangia poco, finisce subito. Allora cosa fa? Scende, si mette lì nella sua cucina, fa finta di preparare del cibo, lo porta agli altri che sono ancora seduti e quindi cioè si diverte tanto pure mentre io cucino, mentre io pulisco, e lei si diverte tanto a sistemare, a fare, a brigare, quindi sono contenta se il cibo che adesso è su, che tanto è dentro le scatole così non lo vede, non lo usa, lo portiamo giù. Per giù volevo prenderle, non so quando, appena lo troverò ad un prezzo veramente perché tanto farà la fine del topo, però quei carrellini dove di sotto, solito ci si mette tipo la frutta e la verdura oppure si mettono sotto al lavandino, per metterci dentro appunto i suoi pentolini che ho visto che anche all'asilo fanno così, l'ho presa dall'idea. Magari in un ripiano metti tutta la frutta, in un ripiano metti tutta la verdura, in un ripiano ce ne sono solo quattro, quindi metti magari non so, le bevande perché ci sono, sapete, gli scatolini tipo magari latte, quelle cose lì. E in un altro magari o fai i piatti e le pentole, così che la bambina impara anche primo a sistemare i suoi giochi, poi a dividerli e a riconoscerli, quindi la frutta tutta assieme, la verdura tutta assieme. E quindi niente, quindi appena poi lo trovo glielo prendo, pochi euro perché appunto. Però ecco, però devo trovare però dove metterlo. E niente, adesso c'è un po' di traffico, quindi mi concentro un pochettino di più, anche se io gli occhi li ho sempre sulla strada, quando do lo sguardo a voi è veramente uno sguardo svelto. Comunque ci vediamo dopo. Ci aggiorniamo. Allora, non mi vedete, ma sono qui perché vorrei leggervi la ricetta. Perché è veramente facilissima. Quindi gli ingredienti per 4 persone sono 500 g di tagliatelle, sale, 150 g di mascarpone e 70 g di burro. Quindi veramente super facilissimo. Cioè, anche gli ingredienti sono veramente pochi. Io l'ho fatta, ho cercato qualcosa del genere perché ho del mascarpone da far andare. Praticamente dice di far cuocere la pasta. Io ho già messo su l'acqua e poi di mettere in una zuppiera o in un contenitore il mascarpone e di lavorarlo con un cucchiaio di legno, dice, in modo da renderlo molto cremoso. E poi appena la pasta è cotta di buttarlo sul mascarpone e di bagnarla con 2 o 3 cucchiai dell'acqua di cottura e poi di irrorarla con il burro fuso. E c'è scritto praticamente di mescolare bene e servire subito,
che per la buona riuscita di questa ricetta è indispensabile che la pasta venga aggiunta ancora caldissima al mascarpone, che altrimenti non potrebbe sciogliersi bene. Quindi, una ricetta veramente semplice. Cuociamo la pasta, nel frattempo lavoriamo il mascarpone, ci rovesciamo sopra la pasta bella calda. Andiamo ad aggiungere 1 o 2 cucchiai di acqua di cottura che io vi consiglio di levare dalla pentola prima. Vabbè, nel mio caso la leverò prima perché poi una volta che avrò buttato giù le paste, altrimenti dovrei tenere quella della pasta col glutine, quella della pasta senza e quindi faccio che levarla prima in modo che non è ancora contaminata. Poi di mettere anche sopra mentre si mescola il burro fuso. Quindi nel frattempo dovete anche fare fondere il burro, mescolare bene e servire. Noi penso ci andremo ad aggiungere anche del parmigiano, però comunque è una ricetta interessante, semplice, veloce e vediamo anche se è buona. E niente, quindi vado a preparare, cioè vado a buttare giù, vado a levare l'acqua e a buttare giù la pasta. Ed eccola qui. La pasta con il mascarpone e il burro fuso, diciamo che a impatto sembra la pasta con la panna. Ovviamente però il gusto è diverso perché c'è il mascarpone invece che la panna. Bene, È buono. Max dice che è buona. Quindi adesso la vado ad assaggiare anche io e noi ci aggiorniamo dopo. Molto bene. Mi è arrivato anche lo spazzino a prendere la carta. Poi sto mangiando una caramella alla liquirizia della Ricola. Non le mangio spesso perché non è che io sono come Giada super da caramelle. Ci ho comprato 2 volte le Alpenlibel e mi piacciono tantissimo. Per nasconderle da lei perché se no non si regola, mi sono completamente dimenticata di averle nello zainetto e quando le abbiamo riprese erano andate a male. Quindi fate un po' conto voi come sono messe. E quindi niente, la sto mangiando e sono andata a prendere quelle fanciulle. Adesso vi faccio vedere il tempo. Guardate che nuvoloni neri. Mamma mia. È così dappertutto. È venuto verde. Mamma mia, che brutto tempo. Allora, mi sto mettendo a preparare la cena. Questa sera andrò a fare gli ossobuchi in umido con le patate e i piselli. Quindi ho preso una cipolla e 2 coste di sedano, le vado a tagliare a pezzettini piccolini, non li vado a tritare così faccio prima, li metto, li faccio soffriggere un po' e poi faccio andare gli ossobuchi. Intanto che gli ossobuchi rosolano un pochettino, io mi metto a pelare le patate. Quindi cominciamo. Ah, intanto sto guardando un video di Michele Molteni, che se ancora non lo seguite, vi lascio il link qui sotto. È un ragazzo veramente bravissimo. Io non seguo tutti i suoi video perché alcune cose di cui parla a me non interessano. Me l'hanno fatto conoscere i bambini, ma fa delle cose che a parte il fatto che edita benissimo, e poi fa delle cose fantascientifiche. Qui ci sono le cose da lavare, ma non le guardate. Ma fa delle cose, ha creato un bunker, una casa sull'albero e poi altre cose. Adesso ha creato una casa, diciamo, non una casa, però ha fatto un bidone della spazzatura, l'ha un po' abbellito per poterci, vabbè, vivere dentro, ma per dire, no? E quindi, cioè, veramente è un ragazzo bravissimo, vi dico, se non lo seguite,
andatelo, cioè andate a darci un'occhiata. Ci sono dei video veramente interessanti, carini, così da guardare per passare il tempo, per vedere queste cose che si inventa, ovviamente, non per ricopiarle, perché chi ce l'ha i fondi per ricopiarle. Però ecco, ve lo lascio qui sotto nell'info box, così se non è in collaborazione, però io lo seguo, così se volete andarlo a vedere, volete andarci a dare un'occhiata, potete. Ciao! Fatto appunto, come dicevo, solamente sedano e cipolla. Il sedano l'ho tagliato sottile, così almeno poi non dà fastidio neanche quando mangiamo. Adesso vado a mettere gli ossobuchi. Pensavo di riuscire, ma non sono. E quindi cominciamo con la preparazione più lunga, che è quella di pelare e tagliare le patate. Diciamo che senza i miei pelapatate sono molto più lenta, però comunque si fa lo stesso, non è che, ecco, alla fine l'ho fatto per tanto tempo, quindi so benissimo come pelare le patate. Comunque, adesso vedrete, è venuto veramente bello da vedere e buonissimo. I bambini non hanno apprezzato particolarmente l'ossobuco e infatti penso che non li prenderò più perché non so, non gli sono piaciuti come gusto e quindi non li prenderò più. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto, che questo vlog vi abbia tenuto compagnia. Il pediatra lo sentirò domani perché quella giornata non ero riuscita. Io vi mando un bacione, un grosso abbraccio e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!